Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video speciale perché dopo quello che è successo negli scorsi giorni, lunedì, martedì, quindi questa ripresa di forza da parte delle altcoin verso Bitcoin nel mercato delle cripto, è importante analizzare un grafico, ragazzi. È la prima volta che lo facciamo sul canale Trading On, è la prima volta che analizzo questo grafico, è quello della dominance. Andiamo a guardare che cosa sta succedendo sul grafico della dominance di Bitcoin per capire se c'è stata un'inversione di trend, perché da più di un anno, ragazzi, anzi vedremo che quasi due anni, c'era una inversione nel breve periodo sul Bitcoin, sulla dominance di Bitcoin verso le altcoin. Stanno recuperando forza relativa, era già da una settimana che le altcoin recuperavano forza relativa su Bitcoin. Questo è un fattore positivo, lo vedremo nelle conclusioni di questo video, ma andiamo ora sul grafico a guardare i numeri, a guardare come sempre l'andamento di questa dominance per capire. È il momento o meno di fare un po' di switch, di passare qualche Bitcoin verso le altcoin? Andiamo a guardare il grafico, ragazzi. Ok, ce l'avete già qui davanti, io mi metto gli occhiali come sempre e facciamo subito questa analisi. Allora, ragazzi, cos'è questo? È il grafico della dominance, della market cap, quindi dominance in percentuale di Bitcoin verso le altcoin, quindi questa è la dominance percentuale, ragazzi, ok? Quella calcolata da TradingView. È fatta TradingView, quindi diciamo che è più o meno un calcolo indiretto, però è assolutamente corretto, insomma, per quello che serve a noi, quindi per l'andamento grafico della market cap. Volevo intanto farvi vedere una cosa importante. Allora, questo è il grafico daily. Ok, ragazzi, allora guardate qui quello che è successo dal marzo del 2017. C'è stato questo capitombolo della market cap di Bitcoin, che precedentemente era in sostanza rimasta stabile intorno, insomma, al 90%, vabbè, questo lo sapete. Poi dopodiché, da qui in poi, vedete, inizia questo super trend ribassista della market cap. Guardate un po' qui. Ok, quindi significa in sostanza che le altcoin in tutta questa fascia di tempo hanno recuperato tantissimo terreno su Bitcoin, tanto da addirittura portare poi una market cap ai massimi storici quando eravamo qui. Diciamo, questo cos'è, ragazzi? Questi sono i massimi di dicembre del 2017, gennaio, febbraio del 2018, quindi portarono la market cap di Bitcoin al minimo storico, insomma, in questo particolare periodo. Andiamo però a guardare quello che è successo dopo. Allora, dopo c'è stata un'inversione di trend. Allora, guardate come è importante, ragazzi, valutare le inversioni di trend, quindi non soltanto nell'ambito del trading puro, ma anche per la diversificazione di portafoglio. Allora, se io dovessi dire, ok, abbiamo un portafoglio, dobbiamo diversificare, adesso compro Bitcoin o altcoin, allora da questo grafico ne ottengo un'informazione molto importante. E dove, per lo più, ragazzi, se vogliamo ragionare in termini di lungo periodo, qui, ok, dal superamento dei massimi della dominance di Bitcoin, quindi da questo periodo qui, ragazzi, cioè agosto del 2018, un anno fa, detenere altcoin rispetto a Bitcoin era sbagliato in termini di diversificazione, perché il mercato aveva iniziato un trend assolutamente rialzista, perché vedete, aveva fatto un'inversione rompendo questi massimi qui, quindi la classica inversione di trend. Ok, qui poi è rimasto stabile per tantissimo tempo, ma poi il mercato in sostanza si è ripreso con un'altra gamba rialzista. Vedete cosa ha fatto, quindi rompendo questa barra di congestione. Quindi da qui in poi, da agosto del 2018, detenere altcoin rispetto a Bitcoin era in teoria tecnicamente sbagliato, per un discorso legato alla stock picking, a quello che il grafico ci stava dimostrando. Tutto questo è assolutamente corretto. Andiamo a vedere però gli ultimi periodi, ragazzi. Allora, guardate qui,
quello che sta succedendo negli ultimi giorni, ok? Negli ultimi giorni siamo in questa fase. Quello che è successo è stata una brusca inversione, quindi c'è intanto un taglio di queste medie esponenziali, ragazzi, sono medie, diciamo cicliche, le chiamiamo così, ragazzi, quindi non vanno guardate come le classiche medie a 50 periodi, ve le lascio così perché questi sono miei studi, scusate, miei studi sulla fase ciclica, insomma, dei mercati. In questo caso la lasciamo uguale, anche se diciamo che sono sbagliate per la dominance. Vedete qui l'utilizzo anche del MACD come indicatore ciclico indica una divergenza molto rilevante. Guardate qui, ragazzi. Molto rilevante, qui in questo caso si può parlare di divergenza rispetto al mercato, e poi qui c'è stata la rottura. Ok, quindi tutto ciò identificava come un periodo di cambio in sostanza verso le altcoin potesse essere più normale, e in effetti questo poi è quello che è avvenuto, perché in questi giorni sembrano essersi riprese, diciamo, le altcoin rispetto al classico Bitcoin. Però andiamo a capire se questa cosa può durare o meno, perché questo è quello che ci interessa. Allora, intanto, da un punto di vista di MACD, non c'è nessuna altra inversione, quindi nel breve potremmo continuare ad avere questo tipo di trend. Ma andiamo a questo punto a ragionare in termini proprio di analisi tecnica, diciamo, ok, quali sono i supporti, le resistenze di questo grafico? Ok, il primo livello di supporto è qui, ed è già stato raggiunto. Vedete, il 69, 70% di market cap di Bitcoin, e poi ne abbiamo diversi a questo punto che possiamo valutare, e sono questi qui, per esempio, vedete, quindi in questa fascia di prezzo. E poi ce n'è un altro molto molto rilevante, che è questo qui, ma il più rilevante di tutti. Adesso facciamo una cosa, vi ingrandisco il grafico. Il più rilevante di tutti coincide con i massimi di questa barra di prezzo, che ha tenuto molto la market cap intorno a questi naturali valori. Vedete che sono qui in questa parte, diciamo, di valorizzazione, quindi qui tra il 60 e il 50%, ed è il livello più importante di supporto, in questo caso per la market cap, che però è lontano, ragazzi. Adesso vi cambio anche il colore, ve lo metto rosso, è un po' più grande. Ok, è il 60%, quindi market cap intorno al 60%, livello di super supporto. Resistenza ovviamente ce l'abbiamo qui a 73. Allora, poi guardiamo anche un'altra cosa molto molto rilevante, ed è la trend line, ragazzi, una trend line che ci dice che siamo ben lontani da un'inversione di trend, in questo caso di Bitcoin. Possiamo anche, diciamo, costruirci un classico canale, vedete, e ci indica in sostanza, qui siamo in versione logaritmica, ok. Perfetto, ok, e il canale, ragazzi, ci indica in sostanza un po' quello che sta succedendo, qual è il trend, diciamo, di lungo periodo, quindi in questo caso assolutamente rialzista. Quindi in questo momento quello che possiamo diciamo indicare è che nel breve c'è stata una bella reazione da parte dei mercati delle altcoin rispetto a Bitcoin. Continuerà, al momento il trend di medio e lungo periodo resta assolutamente rialzista per Bitcoin contro le altcoin, quindi potrebbe essere semplicemente una fase di stop. Però allo stesso tempo, con la divergenza per esempio sul MACD che era stata indicata, insomma, potrebbe essere anche una fase che potrebbe durare un po', magari, e andare, ragazzi, magari a spingere le altcoin magari in questa fascia di prezzo. Qui, ecco, potremmo anche arrivare in questa fascia di prezzo, quindi facendo in sostanza quello che poi era stato fatto anche qui, se date un'occhiata, insomma, in questo periodo qui particolare, oppure qui dal marzo a maggio del 2018. Ok, quindi la dominance ci sta indicando che potremmo essere, diciamo, di fronte a un bel periodo delle altcoin. Vedremo se questa cosa continuerà. Cambi di direzionali di Bitcoin verso le altcoin, come, ok, intanto rotture per esempio al di sopra di questi livelli, quindi di 71-72, innescherebbero probabilmente un nuovo recupero di Bitcoin. Quindi una bella fase,
Non è una inversione di trend di lungo periodo, ma lo è di brevissimo, molto bella, insomma, questa fase di reazione. Perché, ragazzi, andiamo poi al dunque, andiamo alle conclusioni finali del video. Perché è molto bella questa fase? Perché un mercato non si regge solo su una coin, e quindi un recupero da parte di alcune delle altcoin, magari le più importanti. Mi è piaciuto molto il recupero di Ethereum, l'avevamo guardato per esempio. Anzi, ragazzi, faccio una cosa, vi metto anche Ethereum, eccolo dietro qui, guardiamolo un attimo, e vi faccio vedere. Ecco, qui eravamo sulle medie, ragazzi, alla fine Ethereum è riuscito a rompere i 205, quindi intanto, se vi ricordate, nel mio video di lunedì avevo parlato di una Morningstar che invece è stata totalmente negata durante la giornata, perché Ethereum non l'ha mai fatta, poi quella Morningstar l'ha in sostanza resa assolutamente una candela verde, quindi vedete molto molto su, e poi ha rotto i massimi di questa parte ciclica, non di questi qui, però ancora siamo lontani, ragazzi, quindi da un punto di vista di analisi ciclica poi ci aggiorneremo nella classica nel classico video di lunedì, però sicuramente, ragazzi, questo non è da sottovalutare come una fase di alzista. È molto bella, potrebbe essere il primo mensile di un nuovo ciclo grande, lo vedremo poi nella classica analisi nostra. Non è stato rotto questo livello, che a questo punto è importantissimo, 240, quindi non è possibile dirlo ora, dobbiamo lasciare spazio al mercato. Però anche Ethereum ci dà una bella indicazione, ragazzi, e quindi si può ritornare, diciamo, alle conclusioni di questo video, cioè che una coin non fa primavera, quindi non basta in un mercato per affinché, insomma, si possa sopravvivere con tranquillità. Quindi Bitcoin non basta, ragazzi, ci vogliono anche altre altcoin. Mi è piaciuta molto Ethereum, mi sta piacendo molto la reazione di Binance, non aspettavo, perché aveva toccato dei livelli di supporto importanti, e perché sono in fase di attesa di questo benedetto, diciamo, ciclo annuale che deve cominciare. Binance è un anticipatore, come probabilmente ha fatto anche Ethereum, vedremo nei prossimi giorni, e questo è molto rilevante. Mi è piaciuto anche, qui lo dico, qui non è con la reazione di Ripple, ragazzi, perché Ripple comunque rappresenta anche una cosa diversa nel mercato delle criptovalute, magari legata alle banche, magari ne stampano a tonnellate, sembra quasi di vedere la BCE che stampa gli euro, però comunque è un'alternativa, quindi noi dobbiamo ragionare al di là della nostra, diciamo, idea di natura filosofica relativamente alla libertà del mercato delle cripto, dobbiamo anche ragionare in termini di qualità del mercato, quindi più c'è diversificazione, più ci sono coin che comunque rappresentano un mercato come quello delle criptovalute, e meglio è. Quindi bene, 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 un recupero anche delle altcoin. Va bene, ragazzi, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi nei commenti quello che pensate e quali sono le vostre idee su questa nuova ripresa di forza delle altcoin. Durerà, non durerà, anche nei prossimi giorni? Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo venerdì col prossimo video. Ciao!